Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui della partita di cartello tra Pallavolo Cerignola e Fides Trigiano, valevole per il campionato di pallavolo di Serie D. E ci troviamo qui con mister Valentino. Mister, che cosa è andato storto? Tre set, tutti e tre persi. Allora, intanto abbiamo giocato con una squadra che sapeva come metterci in difficoltà. È stata la prima squadra che l'ha fatto dall'inizio del campionato. Ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Veniamo da una settimana dove in ricezione non abbiamo potuto lavorare eccessivamente bene, visto l'infortunio del libero. Mariangelo, l'altro libero, non è andata male, però l'ha subita un po' dal punto di vista psicologico. Non è entrata mai in partita alla fine. Alla fine la squadra non ha potuto fare il gioco solito, quello che ci ha caratterizzato fino adesso, cioè portare la palla spinta in banda in un certo modo per colpa della ricezione che non è andata eccessivamente bene. Ecco mister, comunque analizzando la partita, se ci siamo ritrovati con i primi due set dove stavate comunque potendo andare sui 9 punti, è vero il fatto della mancanza del libero come lei ha detto giustamente, forse c'è stato qualche tipo di indecisione appunto nella ricezione delle sue ragazze? Sì, sicuramente nella ricezione, e poi diciamo la squadra avversaria è stata un po' più esperta perché è andata a colpire lì dove c'era un po' di più esperienza da parte nostra, quindi sulle centrali hanno giocato molto di più al centro nonostante il riferimento erano laterali, cioè, hanno saputo colpirci nei nostri punti deboli, hanno saputo farlo. Sicuramente sono ragazze di molta più esperienza rispetto alle nostre, noi abbiamo i nostri riferimenti, sono Loredana e Betty che hanno molta esperienza, il resto della squadra è giovanissima, l'abbiamo subito questa, l'abbiamo subito dall'inizio della partita. Mister, comunque vedendo le note positive, ci sono state, voi avete detto, le ragazze sono giovanissime, però il vostro primo anno di esperienza in una società appena nata l'anno scorso, diciamo, comunque siete terzi in classifica, comunque avete ottenuto delle belle vittorie e ci sono alcuni elementi che stanno dando spicco durante la partita. Ecco, chi vuole premiare? Chi si sente di premiare oggi durante la partita? Quale membro giovane? No, non mi sento di premiare nessuno in particolare perché le giovani hanno subito, nel senso che hanno subito una partita dove sono state prese di mira, e le grandi, diciamo, in questo caso non sono riuscite a tirare. Non voglio premiare nessuno in particolare, premio sempre un po' più le grandi perché cercano sempre di tirare, poi quando il peso si fa veramente pesante non ci riescono e lo subiscono un po', loro si sentono un po' in colpa poi quando non andiamo bene. Per quanto riguarda le ragazze, non tutte quante meritano, comunque sono le prime esperienze, sono le prime esperienze di campionati maggiori, sono le prime difficoltà, quindi io una cosa voglio dire a tutte le ragazze, il campionato è lungo, hanno sentito la partita un po' troppo importante adesso in questo momento, invece il campionato è lunghissimo, loro stanno in un percorso dove la squadra man mano che sta andando avanti sta andando meglio, per cui non c'è né da preoccuparsi per la classifica né l'ansia di queste partite, che devono essere giocate sempre nella maniera più rilassata e ordinata possibile, e le difficoltà bisogna risolvere, non bisogna subirle, quello è soltanto quello che dobbiamo imparare a fare meglio. Ecco mister, quindi lei ha detto giustamente, in questa settimana adesso lavorerete anche sull'aspetto mentale delle ragazze, appunto perché come lei ha detto giustamente il campionato è lungo, e come affronterete il prossimo impegno in trasferta, ricordiamolo? Sì, il prossimo impegno in trasferta, le trasferte con qualsiasi squadra non vanno mai sottovalutate perché il campionato è livellato diciamo nella parte centrale, ci sono due squadre proprio di bassa classifica, poi le altre, cioè si vincono due partite si sta su, se ne perdono due si sta nella parte bassa, quindi dobbiamo cercare di stare sempre con l'attenzione alta. Sì, dal punto di vista mentale, dal punto di vista del sacrificio, troppi alibi per quanto riguarda non mi sono potuto allenare bene, questo, ma dipende sempre dall'inesperienza questo, poi ovviamente speriamo che la partita serva a rendersi conto che se non si lavora in un certo modo, nei minimi dettagli, il risultato non arriva, quello che ha fatto sicuramente Trigiano nei nostri confronti. Perfetto mister, la ringraziamo e un bocca al lupo per il campionato. Crepi, grazie. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con il mister Miano, mister della Fides Trigiano. Mister, una partita 3-7-0, pratica chiusa, avete confermato comunque il primato in classifica. Sì, ma una partita molto sofferta, basta guardare i parziali per vedere che le due squadre sono all'incirca allo stesso livello. Probabilmente noi siamo un pochettino più esperti, ovvero abbiamo più giocatrici esperte rispetto a voi. Voi avete due giocatrici davvero molto forti di un altro livello e probabilmente
con degli innesti o con delle persone semmai con livello tecnico più elevato, ma anche una sola persona, probabilmente stareste voi al nostro posto, perché la vostra squadra è davvero ben messa in campo. Perfetto, mister, ricordiamo che durante la partita c'è stato un momento nel secondo set che dove stavate punto su punto alla fine, cioè 25 su 25, e lì che cosa è successo? C'è stato un time out prima dell'ultimo punto decisivo nel secondo set che lei ha spronato le sue ragazze, ci può dire come, che cosa le ha detto? No, non è uno spronare, più che altro è il ricordare di mantenere le proprie posizioni. Abbiamo definito in allenamento determinate posizioni. Se quelle posizioni saltano, anche per la bravura della squadra avversaria, dobbiamo cercare innanzitutto di recuperare, dopodiché di iniziare a chiamarci il pallone. Quello che non stavano facendo le ragazze era quello di spostarsi e non chiamare il pallone, per cui io l'ho semplicemente richiamato all'ordine di poter fare le cose con più tranquillità e con le direttive che avevamo fatto nell'allenamento. Sono riuscite a riprendere il gioco e quindi siamo riusciti finalmente ad andare avanti. D'altronde in questo campionato ci troviamo in ogni partita sotto di 7-8 punti, dopodiché la squadra ha molta grinta e riesce a recuperare. In tutte le partite fino adesso siamo riusciti a recuperare e si è visto anche adesso. Ci siamo trovati più in difficoltà nell'ultimo set dove eravamo in vantaggio noi e voi eravate in svantaggio e ci siamo trovati davvero in posizione critica. Mister, un'ultima domanda, il prossimo impegno in casa, quanto conta, ecco, l'appoggio del pubblico che l'abbiamo sentito, che vi sosteneva, vi dava incitamento? Molto, il pubblico sinceramente fa molto, è, come si dice, il settimo uomo in campo, però noi siamo abituati a non sentire tantissimo il pubblico, fa bene l'atmosfera. Demotiva anche gli avversari. Noi cerchiamo anche negli allenamenti di riuscire a concentrarci. Ci fa molto piacere che ci seguono, infatti alla fine ringraziamo in ogni caso, sia che vinciamo sia che perdiamo. Ci aiuta, ci incoraggia, però nei momenti cruciali riusciamo a eliminare il pubblico per poter essere più concentrati a giocare, sia pubblico nostro sia pubblico avversario. Perfetto, la ringraziamo mister, alla prossima. Di niente. Tanto...